Salve Lamezia, oggi vorrei raccontare una storia che parte da molto molto lontano, e cioè l'incontro tra due persone che tendono a ricordare i tempi passati con questa domanda. Uno si chiama Nicola e l'altro si chiama Antoni. E la domanda è: compare Nicò, su meglio i tempi passati o chi limo? A questa domanda rispondono rispettivamente così. Compà, a sta domanda vorrei davvero rispondere, perché stavate troppo vuote ne accendere, però se volemo campare, sopra quello che ne capita, non mi contentare. Una volta, compà, va, ricordate, quando una femmina aveva di sgravare, solo con la mammana sapeva di parlare. È vero, compare Nicò, lo stretica, a squadrava, a toccava e ci diceva pure quando gli arrivava. Comunque lo conto, ci bastava una toccata e ci diceva se era femmina o un mascolo, o magari una cucciata. Invece mo, compare Nicò, Sisina, l'ecografia l'hai effettuata, l'emocromo, il glucosio, il pap test, la ferritina, la protrombina, la visita ogni mattina? È vero, compà. E la culla? E chi nella via? Abbastava una gabbietta a cui dentro una pezza ambulicata, o una manticella anturcigliata, e chi ne cindicuttia, se chi la creatura la dentro piava anche una malattia. È vero. Invece mo, dobbiamo comprare la culla riscaldata con tanti giochi per la nostra figliola amata. Cangiaro che le tempi, compare Antonio. Una volta i himmine e le famiglie erano quasi tutte ammalappatute, dissolate, malate. Non va ricordate, pare che solo ossa mangiavano e ossa mostravano. E mo, compare Nicò, Gesualda, l'avocado lo hai mangiato, e la mattina l'alga spirulina, l'integratore che ti sostiene tutte le ore, la quinoa, il miglio, l'hai bevuto, il succo di tiglio, il pesce spada, assieme all'orata, la carne l'hai mangiata con la verdura o magari l'insalata? Compà, ste cose tanto che ne sapeva. E chi ne vedia, casocate due lampo, ognuno paria, e chi ne era ammalato, amaro che ci aveva capitato, con un solo miele, con tutto si poteva curare, e quasi tutta a peda veni camminare, cano mezzo, e chi ne la via. Se compà, chi ne aveva anche un sordo, un tabusso, un orzo, un poteva piare, se non a peda vede camminare, ma che ne tanto, un digeravano, e chi ne una mezza catraia di mezzo la via, era davvero affortunato, chi ne no a peda sa agia, o magari per camminare un ciuccio, o un mulo, ma sempre si supotia accattare. Ma chi ne potia, compare Antonio, che facia? Con 100 cambiale, napa si accattava, sì. Una lande a tre ruote che serviva per faticare, e sopra un cassone tutto ci poteva portare. Un sapone, a pala, un pico, un cane, la moglie, i figli, e si serviva pure la socera per compagnia. E tanto nessuno si spagnava su padroni la panna vota renava, e ancuno di sopra un cassone s'arrozzolava. È vero, no come mo, compare Nicò, immacolata, la doppia cintura di sicurezza l'hai legata, e il tappetino antiscivolo è stato inserito assieme alla protezione per il dito. Che sto solo, e la da corrente da casa erano scoverute, e magari alcuni toccava e si formenava. E beh, è che ce l'aveva chiamato un mucchino e lo veniva a toccare. Sì, a giocare legge 626. Per andare a corrente t'aveva imparare che le scoverute non si potevano toccare. Invece mo, Gesualdo, hai parlato con l'ingegnere della NASA, col tecnico abilitato, se il nostro impianto di casa è isolato. È un parramo di medicine che ne andava via, che a cuerve ti aveva curato, compà, asciugamenti, cagomelli, uorio, e che le quattro medicine che c'eravano, due potevano si steppavano. Sai, compà, sopra la tavola un testo per la cucina, e nessuno ci pensava a dammo che sangue uno si imboccava e poi si avvelenava.
E invece mo, Achille, hai chiuso le medicine nella piccola farmacia che si trova nella credenza che ci ha regalato la zia. Compare Necova, ricordate quanto bricichette arruzzate, quelle cerchie stortigliate, copertone arrepezzate, catene che zompariavano, che magari manco pedalavano. E beh, a che ne c'è di ottia, se pure un casco la via, e con la ruzza della bricichetta, e con chi lo zumbariare ti poteva fare male, compare Ntoe, mo Timoteo, marito mio, compra la bici al nostro figlio, ma di quella con la garanzia che ti salva dalla sconnessa via, quella tutta lucidata che ha la spinta per la salita e lo airbag salvavita. Vedi se la bici ha il campanello parlatore, così ci avvisa se Pasqualino cade e si fa male. Un'altra cosa compa mai ha ricordato, di quando i chili tempo ancora era arsurato, di quanto strati e terra veggerato a bevere dove ia. Oh compa, se magari vicino a me capitava, c'è una ossarella, si incacanava e come un cane si abbeverava, eh? Oh, se proprio era così assetato, hanno tubi gomma si azzicava, ecco che l'acqua le parusa di suca consumata si c'è una beverata, a giocare bottiglia dell'acqua accattata, tanto non c'era né liscia né cassata. Oh, com'è vero, compare Necono, come mo, Costantino, prendi l'acqua digestiva, quella lissa, quella depurativa che ti stimoli il gorgoglio dell'ugola, che ti aiuti il ruttino e che favorisca la pli-pli, quella del mattino. A vestra compaca i chili tempi, se i giovani volano giocare, anche una cosa se la viene a inventare. I femminelli quasi tutti giocavano con i cucchiarelli, pezzicelli e camelli. I mascoli strati strati giocavano agli stacci, a battemuro, all'utuoco, a petrate. E a chi ci importava se una mamma ti chiamava? Un telefono tanto non c'era. E per tutto vero, era di quella maniera. E ogni mamma, compà, quando ti chiamava, aveva una voce che ti insordava, come Pavarotti, credava. Oh, disgraziato, ricogliete cascorato. Quando mo ti pensi con ti sgango, si ti acchiappo ti cazzo, elli, elli, arricchiti di spaccio, e te ricogliere, e se ve ne faccio da ti cazzo cornere. E mo, compare Nico, quello telefonino hanno figlio, un po' puro. Pure Calavecero. Cesarino, dove sei? Gaudenzio, che fai? Agnese, con chi sei? Amelia, attenta a non farti male. Hai visto l'altro giorno che ti sei graffiata e con il papi? Mamma mia, che brutta nottata, tonto. E che nei tempi se ti faccia male hanno di una giorno garrone o aveva lo braccio scorciato, che ne te ci portava a un medico, mo ti vedia sanato. E sopra ogni cosa che ti capitava, la colpa era sempre la tua, che ti aveva fatto male. Eppure senza medico può aver sanare. È vero, compare Nicò, invece mo Raimondo, figlio mio, sei caduto, hai la bua, non piangere, che ti metto la cremina, abbraccia la mamma che ti fa la carezzina. Domani ti compro quello che vuoi, eh? Il giocattolo lo vuoi comprato e ti do il gelato? Compa, ieri a scuola ti ricogli incamato, ti mangiava quello che mamma ti aveva stipato, e se un ti piaceva incamato era, incamato restava, morì coletando, nessuno non ti passava, se... e agli tempi d'oggi invece felice, così vuoi preparato la bistecchina, merluzzetto, bastoncini, le patatine, vuoi l'hamburger, il formaggino, o vuoi fatto un dolce budino, o la torta col cremino, che gli tempi ste morricole un tende passavano, mangiava biscotto, andò grasso consumate con tutti i colori do colorato e nessuno parlava che era intossicato, o la mortatella che ancora o ciucciuragliava, e a che ne ci portava sul stomaco te frosava. Oh, cacce volia andare a palestra, mo te conzava, o dietologo mo ti sgrassava. Avete ragione, compare Nepo. E mo, Santino, hai il dito ingrassato, hai il naso gonfiato, domani si va dal dietologo, e ti deve visitare, ti devi curare. E se tutti nazzecavamo la stessa bottiglia d'acqua per bere, nessuno moriva. E che ne parlava di malattia? San Maddio capita a mo, compare Nico. Oh signore Gilberto, hai bevuto nel bicchiere del papi. Domani si va a fare le analisi per vedere se hai qualche batterio. O oh, qualche batterio, sì, sì, è passato e ti ha infettato. E quando quella mece vuole aiutare, scendi da casa e ti mente a chiamare. Oh Pasqua, onto, sera che scendete, cagelliamo. E già, mea che aiutiamo. Eppure che andava a venire, c'era la proverata che quando uno camminava, umiava. O magari di scangio sopra la haccia sberrava una pallonata,
Quando ne recogliamo, quello sapone in casa, ne lavavamo e ne corcavamo. È vero, compa. Mon San Matteo sta cosa ancora c'era in galera ieri. Camo e quattro, sapete come hanno giocare? Con la PlayStation, con il videogioco, la TV a 99 canale. Allo cubetto colorato, allo carina, chi canta come una papara la mattina. E tanto, questi io che compa un cendera. E chi non vuole giocare, un amico avete trovare. Suonava il campanello, se il lucero ti rispondeva, se no, tendia. Magari gridava, ormai, scendi che sogno qua. I tempi sono cambiati, non so ciò come i tempi passati. Giacinto, creiamo il gruppo WhatsApp, Erminio, su Messenger ci sei, Stanislao, l'App Store ce l'hai, e su Facebook ci vai? No. E noi compare, tanto giravamo come un mandrone, e nessuno sapeva se adorava se ancora cose strate ti capitava. O magari si ti ricogli ammussato con un braccio sgavagliato, scorciato o magari annervato. Nessuno si domandava perché ti lamentava. Ma una carica con una tagia, pace, ta mamma, ta, e magari pure la zia. Chissà perché, ma era da così, compare un po', perché sta in medio modo. Oggi quando uno giovane si ricoglie la mamma, o padre, o sua, rarata, la nanna, c'era una domanda, Sisinio, ti sei ritirato, con chi sei stato, ti sei divertito? Cosa hai fatto con Leopoldino, figlio del vicino? Ignazio, siete andati a mangiare il panino con Orazio. Bravi! Genoveffa, la pizza ti è piaciuta? Maria Dolores, era buono il gelato al cioccolato? Compare Andò, avete ragione. Tanto pare che eravamo tutti una manata di tordoni, giocavamo a spatate, uè, con le pale e legna appezzotate, con le palloni arrepezzate e petrate. E te la gemala, e che ne ci importava se ti impregava? A colpa era la tua. Mamma, con una gorgia di papara ambelata, ti aveva chiamata a strada, disgraziato, dove sei stato? Ma caro Dio, sangono t'ammenato. E quando te recogliva, manchi i cani che faceva, compare Nicò. Ste cose non si vedono, mo. Oggi sono tutte delicate. Eufemio, che ti è capitato? Chi è stato quel maledicato che ti ha spinto e tu hai barcollato? Vieni qua, dillo a papà, non ti preoccupare, che domani lo andiamo a trovare. A costui, e costui la potrà pagare. Una tirata d'orecchie non gli potrà mancare, compare Ntò. Avete dato passato a cangiato. C'è chi ne ci ha perduto e c'è chi ne ci ha guadagnato, eh sì. Ma tanto non c'era la paura di un mondo crudele, di un drogato, di un alcolizzato, di un belato o di un capo spostato. Chi era anche una creatura aveva acciappato. Dopo un psicologo, tanto un cia. Sai, amici, non ti volevano arrivare, non era come mono traumatizzato perché ti avevano scartato. E che le tempi quasi nessuno ti abbracciava, ti basava, ti accarezzava, ti aiutava. Quando alla scuola venne bocciato o rimandato, tanto queste cose che ne ti ci portavano dopo un miele come ti curava. No. E nessuno soffriva di dislessia. E nemmeno un psicopedagogo si conosceva. E chi ne era? Se era bocciato o rimandato, tornava alla scuola ed era pure menato, sì, era pure menato. Sicuro c'era che il professore e i maestri della scuola avevano sempre ragione. E la colpa era solo do guaglione. Signore, io forse non ho studiato e per chi sto bocciato? Chi sto se decia? E nessuno si affendia, perché a scuola era per imparare e non per fissiare. Prova mo, compare Don, San Matteo ancora è bocciato e la famiglia o l'ha accettato una carica e il professore nessuno ce la può cacciare. E io mi è bravo, ha studiato, è il professore della scuola che devo mandato. Compa, diciamola com'è, sta cosa davvero c'è. E che le tempi si imparava a rispettare, a campare, a soffrire, a parlare. È un altro mondo per camminare. E tutto girava sopra una strada misurata, dove la famiglia era una cosa davvero consacrata, tanto carità, onore, onestà, era lo specchio dove la mattina ti avevi a guardare. Eppure come il mondo era tutto e malandato, e più di uno si aveva incaonato, c'era sempre una porta aperta per chi era straviata. E allora, compare Ntò, sapete che vede com'ho? Più un ciangere, più la redere, perché sta terra ancora mone a soffrire. Ed è vero che i tempi sono cangiati e siamo tutti modernizzati, ma che potemo fare? A rota gira, è pure noi mi girare, se è da così. Un tempo passato che se ne amo contato può parere selvaggio, ingrato, magari certe volte crudele, senza un poco di zucchero o di mele. Ma che potemo fare? Un tempo passa e nessuno può fermare. Ma forse, compare Ntò, una biscatella ci volera a quello mondimo.
perché nessuno sa discordare che i tempi passati, compà, possono sempre tornare. Perché sto comparendo, che in disagio si sono meglio i tempi della volta, o che l'emo. Questo programma è offerto da Kinesio, studio di fisioterapia, osteopatia, centro di riabilitazione, Tecarterapia. Via Santa Maria Maggiore 14, Lamezia Terme. L'ottica di Enza Augello. Arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34. Pizzeria Origano, con un impasto di 72 ore di lievitazione, accompagnato da prodotti di qualità di provenienza locale. Pizza in teglia, rotonde e rosticceria, anche da asporto. E inoltre potrete gustare ottimi antipasti. La Pizzeria Origano organizza anche le vostre feste, buffet, battesimi e tanto altro. Vi aspettiamo in Via Giacomo Leopardi numero 35 a Cardolo, Ferrolet Antico. Origano, tradizione e qualità. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Buongiornissimo dalle cantine pugliese, qua via Roberto il Guiscardo a Lamezia Terme. Ci troviamo nella cantina, ospiti di Michele e di Giovanna e dei loro figlioli. È inutile dire che ci troviamo benissimo. Domani avremo il sindaco Paolo Mascaro qua, con il quale potremo, mamma mia, per quello che possiamo, parlare della situazione, attuale situazione del nostro comune e quello che è nella testolina del nostro sindaco, no, per il futuro, vediamo che, ma la gente vuole sapere, quindi lo ringraziamo già anticipatamente per aver accettato il nostro invito. Come vedete qua abbiamo le cantine pugliese, hanno proprio per Sanremo, hanno personalizzato le bottiglie, vedete qua, Sanremo 2020, questo è un Merlot, Maiocco, Merlot, eccetera, bianco. E quindi anche queste bottiglie saranno portate sul posto da Giovanni con la troupe, no, e farlo assaggiare ai sanremesi e non solo. Quindi oggi fine del mese, 31 gennaio, domani parte già febbraio. Albino non sta nella pelle, febbraio. Che ieri si è fatti i capelli grigio perla, come vedete. Se lo fate perché cioè proprio è troppo Yankee, da, io non la posso dire, non posso dire certi termini, ma però perché casi Yankee, no, ne chiudono la televisione. Però non pare sciacquate come i shampoo. Sì, ma fai schifo, insomma. È orribile, ma per l'amor di Dio. Ma per l'amor di Dio, oggi mi vedi in televisione. Sai che te mentire? I brillantini come un mago zurlè. Io mi sono pentito come mi sono fatti i capelli ricci. Lisci. Cavi a lunghe, mi potevo fare i capelli ricci, ricci, a permanente, va. A permanente. Come a Gennavola. La permanente è importante. A permanente mi agito, non ci tieni i bigodini. Va bene, allora. Allora, cosa dobbiamo... Ci dobbiamo muovere perché già... per ragioni tecnico-tattiche, voi mi devi dire... Andiamo subito al mio... Quindi ho anticipato che domani ci sarà il nostro sindaco. Non vi aspettate, noi faremo una scaletta di priorità, abbiamo parlato di tutte le problematiche che riguardano la nostra città.
e noi su quelle puntiamo. Le domande verteranno su quelle tematiche. È inutile essere dispersivi, eccetera, anche perché l'amministrazione da un mese si è insediata da un mese, la finiamo, se no non riusciamo più. Allora, detto questo, io direi di passare all'angolo di cultura, di della cultura, all'angolo della cultura, della cultura. Cosa sarebbe il pensiero del giorno, o no? L'angolo della cultura, intanto non è un pensierino, è un aforismo. È un aforismo. È diverso. Un pensierino non è un aforismo. Vabbè, e dice così, pensiero del giorno. Il dubbio è il divieto della conoscenza. È il lievito. Allora, il dubbio è il lievito della coscienza. Della coscienza. Cioè, quattro parole, tre errori. Tre errori. Ma come cazzo si ha, cutia? Il dubbio è il divieto della conoscenza. Ah, della conoscenza, mo. Non della coscienza, come ho detto prima. No, della conoscenza. Ah, e si può alla casa ti senti coscienza. E nella casa mi devi accacciare la pancia. No, non ci credo. No, ci mancherebbe altro. E lo dice Tonino, lo dice Alessandro Morandotti. L'ha ingaggiato. Ma perché non leggi piano? Per emozione. No, e quale emozione? Abbiamo visto i giacci. Già non leggo buonissimo, Tonino. Il dubbio è il lievito della conoscenza. Tu leggi, te lo leggi, te lo memorizzi, sì. E poi lo dici. Caso, ma qua c'è un parolaccio, c'è errore. Pell'anima della Madonna. No, le altre cinque. Il quattro parole ci va bene. Va bene. Sua Eccellenza, buongiorno. Stai calmo. Stai detto che va troppi prescia, il latte lo devo dare io. Giusto. E tu dopo dei gianni ancora non l'ha capito. Quindi mi rassegno. È inutile che non è che ti posso richiamare ogni volta alla telecamera, tia. È impossibile. Che cazzo, mi hai rassegnato. Che cazzo è? Allora. Buongiorno. A mi chiede da come? Che cosa devo dire? Qual è? Il primo. Gesù. A che serve che la serve si conserve la conoscerba? Posso dire una cosa? Aspetta! Cazzo, 73 errori! A chi serve? Leggiamo, bello. A chi serve? A chi no? A chi serve? No! A che serve? Oh. A che serve? Usa dire in italiano. A che serve? Che la serva, si conserve. La conserva. Su Sancioli ieri è una scritta normale, posso leggere un coso che non c'è. Ma dico, ti pare possibile davanti alle telecamere ogni volta sarzarata? Perché mi deve fare? Mi deve fare queste cose, amore mio. Dai, qual amore mio, vai. Che serve? Che la serva? Si conserve la conserva. Se la serva, quando serve, non si serve di conservare. Conserva, con c'è tu cominciavi pure. Tu cagno suoi. Conservo. Di conserva. Avete, benissimo, bravo tu. Ma lei ripassare, la prima. No, Alberto, la posso dire una cosa. Vabbè. Devi essere serio. Ma se lei piano. A che serve che la serva si conservi la conserva? Se la serva quando serve non si serve di conserva? Beh, già a memoria. Dio che non troncone. A memoria t'ha pensato, Tonino, ma t'hai detto che a cadenza c'è di essere. Mi attacchi i tacchi, tu che attacchi i tacchi, io attaccarti i tacchi a te. Attaccati te i tuoi tacchi, che attacchi.
comunque. Cominci a dire cose. Comunque su belle. Sì, su belle. E scioglie lingua, no? Ma hanno favore. A Giovanni, ci devo dire a Giovanni dopo. Uno. Per favore, vediamo se, se come a me o faccio un meglio. Ma. A chi porta porta aperta, a chi non porta porta aperta non importa. Però se tu no, se tu le guardi, no, un scioglilingua, è chiaro che ne potevo imbrogliare tutte, mo sto scherzando. Sì, no, ma che c'è, è impossibile. Io. Oh, mi sbaglio io. Lo dico sempre a scegliere lei. Leggere. Però se tu la guardi, la frase, poi la guarda, la memorizzi, eccetera, la inquadri e parte. Porta aperta per chi porta, chi non porta, parta pure per la porta aperta, poco importa. Cioè, io stai riendo per la prima volta. Mica tu dico, tu stai cioè, tutto che tu sei saliero dialetto. Va bene, una cosa rara. Saluta, E dopo, no, Tony, tu mi devi fare un saluto a Giovanni. Sì, dopo ci vediamo. Per favore, però. Sì, va bene. Allora, salutiamo il nostro pastore Giuseppe Schigliaci, il nostro vescovo eccezionale, veramente bravo, 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 bravo. Buongiorno. Buongiorno, Sua Eccellenza. Padre Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie, grazie per quello che state facendo. Sto facendo veramente perché vi vediamo grandi sul territorio. Scusami, vi state spendendo. A 8 mesi c'è. Cioè. E passano 5-6 anni che fa questo. Cosa? 8 mesi. È una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Allora, lei che si ricorda oggi, i santi di oggi? San Giovanni Bosco. Giovanni, da giusto, non c'è niente. San Gemignano, patrono di Modena. San Marcella. Salutiamo tutti i Marcelli. Salutiamo a Marcella, Marcella, la moglie di Bacchettone, di Bac. Di Bac. Vincenzo. Marcella, altre non me le ricordo e chiedo scusa. Allora. Il tempo sembra che è fasullo, ma insomma stamattina era un po' scuro, no? Domani è la stessa cosa. Che bua, speriamo, abbassiamo un ciò, e poi tempo suo, perdone. Bravo, bravo, così mi piace, è tempo suo. Possiamo, diciamo la combinazione di Superanalotto. Allora, ieri c'è stato ovviamente l'estrazione del Superanalotto. Sapete che la settimana scorsa, cioè il gioco precedente, siamo acciampati 67 milioni di euro. 220.000 euro. Va bene. E di chi non prendete penna? Intanto chi gioca vince. Chi non gioca non può vincere mai. Ed è così. Allora, la combinazione vincente qual è, signor Ambrogio? 8, 46, 53, 62, 77, 84. Numero giorno 51, va bene? Mi raccomando, a voi che ha fatto 5. Intanto, il 6 non l'avevo fatto. Il 6 non c'è stato, il 5 più non c'è stato. Ma quanto succo? Ci sono stati 3 5 per un totale cada uno di 57.559 euro, 52. Beh, 57.000 euro, non è che è niente, Ma sì, no. Sono 100 milioni del vecchio conio. E i soldi non si deve sputare, qualsiasi cifra. Certo. Allora, Tonino, io prima bravo di passare alla pubblicità, passiamo. Pizzeria Origano, da sporto a taglio a tavolo. Va bene, vi do. Di cose che fanno, di musica, poi un messaggio esprimere, no? No, oltre ad essere pizzeria, Origano offre anche il servizio per eventuali compleanni, battesimi, cresime, comunioni, eccetera. Vi do la via, via Giacomo Leopardi, numero 35, Cardolo Feroleto, antico. Vi do i numeri, mi raccomando. Per chi non sapesse Cardolo, cose eccetera, certe volte, pure un lametino, no? Non conosce i luoghi, le contrade, eccetera. Voglio dire, da strada del cimitero, su praticamente nei pressi della Pineta. Che lo trovate proprio bene, proprio davanti. Va bene? Allora, 068 i numeri. 34 002
34, un numero cellulare, 34 0 71 78 509. Va bene? Benissimo. Lo potete trovare anche su Facebook, la potete trovare alla pizzeria Origano e su Instagram. Benissimo. Vabbè, salutiamo tutto lo staff. Vale la pena andare. La signorina faccio una capatina. Federica. Va bene. Va bene? Noi dopo questo abbiamo ricordato la pizzeria Origano. Mandiamo. Chiamiamo ovviamente i nostri sponsor storici. Storici e li pubblicità. Ovviamente li ringraziamo per questo. E certo, che non ci fossero lui che. A dopo. A dopo, a fra poco, a fra poco. A due passi da Corso Nomistrano, nella scalinata della storica piazza Mercato Vecchio, è situato Fab Food and Beer. Localino dalla tipica cucina calabrese, con i piatti di una volta, rivisitati dal nostro chef, a cui abbiamo abbinato i vini delle cantine del nostro territorio. Inoltre vi delizieremo con i nostri panini, la friggitoria e le birre artigianali, sapientemente scelte per voi. Fab Food and Beer ci trovi in piazza Mercato Vecchio, 7, alla Mezze Terme. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Oh, Donino, ma sembra che sto Don Giovanni, San Giovanni ce n'è assai, però. Giovanni, auguri, c'è San Giovanni. San Giovanni Bosco, attenzione. Bosco, San Giovanni stiamo Bosco. Parlando non è San Giovanni di un Grazia, santo importante come Giovanni. Non è un San Giovanni de Grazia, San Giovanni di Bosco, da Bosco di Bosco. Né da Bosco e né di Bosco. San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco. Va bene? Va bene. Boh, sai che buono. Presente il mio dato editore. Dato che mi stai innervosendo stamattina. Me ne sono accorto, signor Torino. Ma non ti arrabbiare, ti voglio bene, non ti arrabbiare. Ma io la. Sì, l'abbiamo salutato. Purga ti arrabbia. Che è Gino? L'abbiamo salutato. Sì, l'abbiamo salutato. Gino è dei nostri, è uno dei nostri fans più accaniti. Gino è il mio collega. Sto parlando ovviamente del mitico Gino Carnovale. Degli Olivetti, posso dire, no? E come lo può dire? Dillo perché. Passate via Melitignoto. È un nostro amico, via Melitignoto. E c'è alla Mezza Terra. E c'è il nostro amico Gino. Allora Albenò. È arrivato l'ora. Sì. Vi presento il mio editore, Giovanni De Grazia. E date gli auguri, che è San Giovanni. E come su questo, mi capite lo grigio pelle, so. Giustamente, buongiorno a tutti, giustamente. Ma siamo lato, scusami, no. Allora, siccome Gino dell'Olivetti è qua, che è un amico di famiglia, insomma, una persona. Gli dicevo appunto prima, quando sono stato a casa del Tony, dell'avvocato Basilio Perugini, c'ha una collezione del papà di tutte le macchine Olivetti, dalla prima che è nata fino ai giorni oggi. Ed è bellissima. E queste macchinette, lo sai chi li sistemava la manutenzione? Proprio Gino, che era più ragazzo. Andava a casa di Perugini e gli sistemava le macchinette. Figurati che c'ha quella, che tu forse li conosci bene, la macchina da scrivere con le lettere in greco. No, io che onestamente, sta parlando di U3, non è che mi posso ricordare. Ma è bellissimo. Certo che Olivetti è la storia dell'imprenditoria italiana. Gino, fatti vedere, vieni qua. Stiamo parlando. Vieni qua, Gino. Stiamo parlando, Gino, vieni qua. Dietro le nostre spalle. Vieni, Gino, così vieni. Ti vedono. Ti vedono davanti. Gino ci segue tutti i giorni. Sì, Gino da Madonna, Gino. Oh Gino, ma tu ci vede Gino, tutte queste macchine. Si vede Gino. Mego. È vero, ti ha fatto. No, l'ho visto distratto. Cioè, tutte queste macchine, tu ce l'hai, Gino. Ma diciamo che la maggior parte ce le ho, sono le riservate, se qualcuno che vuole venire a vedere, ce n'è anche una messa in esposizione, una macchina del 1930,
È la seconda macchina che ha fatto. Quelle pesantissime. Quelle pesantissime. Beh, quasi 100 anni, 90 anni. Che ci sono anche i testini con i vetri. Testini con i vetri. E poi ci sono anche le altre macchine. Tu quanti anni è che sei in questa azienda? Dal 1952. Cioè veramente una storia 67 da anni. Poi una storia da premiare. 67 anni di azienda tenuta alla mesa con tante difficoltà, veramente. Conosciamo anche le difficoltà anche che la ha avuto. Storia anche la storia anche la che storia. Ha avuto Gino Gino è un'istituzione però voglio dire io credo cerco di interpretare il suo pensiero, non lo so, poi mi smentisce nel caso, che lui ha ricevuto meno di quanto ha dato. Questo, alla sì, città. Hai ragione, anche io condivido quello che tu dici. Tora. Alla città. Quindi, vediamo lui che dice su questa cosa. Io lo so, perché lui potrebbe anche non esprimersi per mille motivi, però lo dico io. Lui magari ha seminato, raccogliendo meno di quello che doveva raccogliere. Meno di quanto ha dato, perché è giusto. La metia poi, sai com'è, i lametini c'è l'invidia, c'è la. Ma io vi posso dire una cosa, quando mi sono successi quei fatti che voi sapete, il sottoscritto dallo Stato non ha avuto una lira. Diciamo che Gino è stato, non lo possiamo dire, tante cronache conosciute, ormai la sappiamo tutti, è stato oggetto di atti intimidatori, sì, è stato uno dei primi alla Mesia, e lui si è sempre rifiutato al malaffare a pagare tangenti o qualsivoglia. Perciò brava Gino per la tua onestà di persona. Grazie. È da apprezzare. Ha vissuto per mesi. Diciamo, perché la persona buona, onesta, chiaramente vive nel terrore. No, questi non hanno nulla da perdere, eccetera. Lui è stato pesantemente, voglio dire, minacciato, eccetera. Comunque. Non è mai arrivato a compromesso con queste gentaglie. E chissà che è una montagna di merda, che pure. Ha fatto benissimo. Grazie. Ciao Gino. Ciao. Saluto qui in famiglia. Ciao. E Gino è venuto qua, è uno dei clienti, Di Giovanna, Catenello Vino Buono. Fatevi una capatina qua in via Roberto il Guiscardo, presso le cantine pugliese, e piatti voi vino, ce n'è per tutti i gusti. Allora Donino, tu che già hai aperto il giornale delle 6:30 questa mattina, io ancora non l'ho aperto, cosa hai trovato di Giovanna? Intanto poi ho avuto modo di parlare dei Viso con Pasqualino Rettura, sì, stamattina, e ha fatto questa apertura di pagina, c'è questo articolo che non sai se ridere o piangere, se disperarti, se lasciarci fottere, eccetera. In buona sostanza, voi sapete che a San Biase è stata inaugurata nel pomeriggio di mercoledì scorso, stiamo parlando, la manifestazione fieristica Tradizioni ed Eccellenze del Territorio. Ebbene, apprendiamo che non era stata autorizzata, e Pasqualino spiega il perché e spiega tutti i passaggi, che è inutile che io legga, eccetera eccetera. Certo è che questi cazzi, i dirigenti, un sindipo non serve, perché agiamo figure meschine. Ma sicuramente nella giornata di oggi tutto verrà messo a posto. Però signori miei, al comune datevi una regolata, sti dirigenti. Mo apprendiamo che la dirigente non ha firmato perché c'era un conflitto di interessi, lei ha detto, e lo può dire prima. Cioè, voglio dire, ci sono tante cose che fanno girare le scatole, no, e mettono, come posso dire, alla berlina la nostra amministrazione, il nostro figlio, insomma, fanno in modo che ci siano critiche. E che cazzo, ma come si deve fare con voi? Perché già c'è una penuria di personale pazzesca al comune. Si chiede che ci siete, mettete pure in difficoltà amministrazione. Un delicevo giù. E che cazzo? Bell'amor di Dio. Voi mamma.
Cioè, domani è un'altra da... potresti fare questa domanda? Sì. Oh no, va bene, sì, però a me sta posso una cosa. Io questa qua la l'archivierei, no? Come un incidente di percorso da parte, parleremo sicuramente dei dirigenti, Giovanni. Certo. Però archiviamola senza polemica, perché il nostro intento come televisione è quello di punzecchiare, di spronare l'amministrazione a fare sempre meglio. Per esempio, io ieri parlando dell'intervento della sortita, l'interrogativo che ha posto il consigliere Rosario Piccioni riferendosi a questa manifestazione, e beh, io mi trovo d'accordo con Rosario Piccioni. Ciò voglio dire, che è successo? La domanda che fa Rosario, perché rivolgersi a una società di Catanzaro? Attenzione, oltretutto pare che questa società sia sotto scopa a Crotone da parte della procura, pare ci sia un'indagine in corso. Qua. No, lo dice già qua? No, io non l'ho letto. No. Comunque, ecco, la società incaricata dell'organizzazione è rimasta di recente coinvolta in un'inchiesta condotta dalla procura di Crotone. Mo, io non so se risponda al vero, se non risponda al vero, sì, no. Noi non ci possiamo permettere il lusso di questo incidente di percorso. Queste cose vanno guardate con la lente di ingrandimento. Noi stiamo uscendo fuori, cari amici del comune, da un commissariamento. E quindi dobbiamo evitare questi incidenti, io ripeto, dato che Rosario è una persona seria, poi, ripeto, fa il suo mestiere, quello di consigliere di opposizione. C'è del vero in quello che dice o c'è del demagogico? Questa è la risposta che dovete dare. Adesso, rispetto a quello che sta dicendo Rosario, mi aspetto che domani esca sui giornali una replica dicendo: Rosà, hai preso lucciole per lanterne. E a noi sta bene, perché la gente vuole sapere. Ripeto, la gente vuole sapere. Insomma, qua domani abbiamo un sindaco, ma ci vuole essere un digiuno. Purtroppo, e mi hai i soliti tre quarti d'ora, però cercheremo di soddisfare la vostra curiosità. Mi dica, signor... No, mi auguro che già ti sei preparato. Vabbè, che non c'è bisogno che ti prepari nella tua testa. Io faccio una scaletta. Ma sicuramente già nella tua testa la scaletta ce l'hai ben precisa, conoscendo. Sì, ma perché... Ecco, per esempio, adesso apro una parentesi, che domani sicuramente diremo. Cimitero è un argomento importante. Sapete che il contratto con la multiservizio non c'è più, è scaduto, non c'è il rinnovo, praticamente è come poi... ci sarà abusivi, esatto, ci sono gennaio delle... sanno papariato tutto abusivo. C'è una problematica molto seria, il fatto dei loculi, c'è tante problematiche al cimitero che arrivano segnalazioni continue. Guardate che mi hanno fatto vedere alcune immagini ieri sera che sono terrificanti. Sono degne di un film dell'orrore. E stiamo parlando del nostro cimitero. Per non parlare degli altri due pure. Guardate, di San Biase e di Sant'Ofemio. Per chi non lo sapesse, a Lamezia Terme muoiono 600-700 persone all'anno. Per chi non lo sapesse. E quindi i tre cimiteri ormai non riescono ad ospitare questo, no. E allora bisogna intervenire per nuovi loculi e, se del caso, fare un nuovo cimitero. Sembra una barzelletta quella che dico, ma ho una vaga impressione che a chi sta arrivamo. O fate degli ampliamenti dei cimiteri esistenti in maniera evidente, no, oppure ci devo uno nuovo.
perché ormai stanno scoppiando. Stanno scoppiando. Gli ultimi loculi che hanno fatto erano 80, i morti erano 90 cose. Praticamente è un, come si dice, è un cane che si morde la coda. No. E stiamo parlando del cimitero, senza parlare delle crepe nei muri, anche la porta d'ingresso. Sì. Giovanni, abbiamo fatto parecchie volte. Va fatta venire, l'ha ingrandita quella telecamera. C'è una vergogna quel cimitero. E ne parliamo quando vengono depositate in quella stanza angusta, 5, 6, 7 bar, tutto uno sopra l'altro, l'abbiamo fatto vedere con Tonino. Sì. E grazie al personale che riesce sempre a smaltire con sacrifici. Sì. E trovare delle sepolture degne per i... Guarda, c'è un personale eccezionale. Io non faccio nomi per ovvi motivi, no, ma c'è un personale eccezionale, sempre disponibile con tutti. Ci sono problemi di luci. C'è il problema della manutenzione. C'è il problema dell'illuminazione pubblica. E allora la domanda che io mi pongo e che pongo agli amministratori: signori miei, la Multiservizi non è più in grado di assolvere a tutta questa miriade di compiti, quindi è opportuno, con apposite gare, dare questo compito a ditte esterne, a ditte private. Parliamoci chiaro, così non si può andare avanti. Così non si può andare avanti. Parliamoci chiaro. Ecco. Bene. Perché domani avremo parecchia canna al fuoco con il sindaco. È chiaro, a me interessa sapere cosa ha intenzione di fare. È chiaro che ci vuole tempo. Ci vuole tempo perché purtroppo le macerie sono evidenti. Le macerie, e le macerie non sono ascrivibili certamente all'attuale sindaco, consentitemi. Padre, ieri c'è stata una conferenza stampa che io sono andato presso l'ecosistema della Mezza Terme, dove sono stati coinvolti quattro istituti, nel senso gli studenti di quattro istituti della Medina coinvolti in un progetto importante. Parliamo di riciclo entra nelle scuole, raccolte di imballaggi in alluminio grazie al contributo del consorzio sociale. Sì, ho saputo che sei stato presente. Sì, tu. È stata una bella idea per il riciclo dell'alluminio, perché hanno fatto una bella presentazione su questa idea, che è molto positiva. No? Sì, cioè, stiamo parlando anche dell'ecosystem, esatto, che non ha bisogno di presentazione, mi pare. È una realtà positiva nel nostro... È una realtà a livello nazionale, e mi fermo qua. Ma noi quante aziende a livello nazionale abbiamo? Ma lo sai, sì, quante aziende abbiamo nazionale? Noi non lo sappiamo. Sì. Cioè la gente non sa. La gente conosce tutte le aziende che gravitano all'interno dell'area ex sede, con tanti posti di lavoro. Certo, è stata una bella iniziativa. Intanto abbiamo fatto delle immagini. Sì, è stata una bella iniziativa, e una vera e propria gara, perché ci sono le scuole coinvolte, che alla fine premierà la classe di ogni scuola che riuscirà a raccogliere più chili di alluminio, ricevendo dei premi in alluminio riciclato, sempre messi a disposizione dalla CIAL, come borracce, riciclette, eccetera. Ad ogni classe, sentite, questa è simpatica, CIAL, che praticamente è l'acronimo dell'azienda, riconoscerà 60 centesimi di euro per ogni chilo di materiale raccolto. E questa è bella, no? Bella, quindi bella. È anche questa, c'è uno sprone. Che se facevo un esempio, già una lattina al giorno, quante lattine consumiamo che è alluminio? Sì. Potrebbe essere anche un introito per le scuole. No, ma è piccolo, una bella... ma è importante, ma è anche molto il senso civico di questa cosa. Ripeto, è una bella iniziativa, non solo questo, ma ecco, bravo, hai toccato la cosa forse più importante, cioè abituare culturalmente i ragazzi dalle scuole. E così quando si diventa adulti poi, no? Uno si porta appresso queste esperienze,
eccetera. Benissimo. Cioè quante cose noi buttiamo che possono essere utili poi. Allora, ma lei c'è anche una cosa. No, abbiamo parlato di questo, l'odissea di una firma autentica, l'abbiamo detto? Dove no, succede? C'è un cittadino che è brutto alla media, allo comune della media, per una firma autenticata. Ci hanno detto, ma guarda che un CHO, la legge è cambiata, negli uffici comunali non si possono più autenticare firme, eccetera, eccetera. E chiesto, dopo un'odissea durata tantissimo tempo, aiuto a Soveria Mannelli, e finalmente è riuscito ad avere la tanto sospirata autentica della firma. Ma mettetevi d'accordo, fate capire alla cittadinanza per quale motivo al comune di Lamezia Terme non è più prevista l'autentica della firma. Spiegatelo alla popolazione. Cioè, in quanto a comune, io mi meraviglio, abbiamo un assessore che, voglio dire, ha fatto da ufficio stampa al sindaco. Cioè, ma la comunicazione istituzionale, Paolo, per me, io ti do un consiglio, la comunicazione istituzionale non può avvenire tramite Facebook, dove sono pochi quelli che gravitano di Lamezia, eccetera, che c'è una popolazione di 70.000 abitanti. Quindi la comunicazione istituzionale deve anche prevedere manifestini, manifestoni, ecco. Cioè una cosicella completa, ma gente sa. Perché qua io vedo che tu in prima persona, caro Paolo, o qualche amministratore, siete presenti su Facebook e ci tenete informati di alcune iniziative, ma non basta. C'è almeno, io non voglio esagerare, ma almeno un 60% di lametini che non utilizzano Facebook. Ma può darsi che mi sbaglio, Allora. Bene, altre notizie che abbiamo dato. Che è successo? Medicina, posti letti in aumento. Questo Soveria, se non è. Soveria. Sembra che l'ampliamento prospettato verrà rispettato. Perché ricordiamo che l'ospedale Soveria ha un bacino d'utenza importante per la comunità montana. Facci tu, Picarmo, finalmente parliamo di un aumento. Vabbè, a noi fa piacere. Questo avviene solo per l'ospedale di Soveria. Però ai posti letto in aumento fa da controaltare la pianta organica dei medici, che è sempre più carente. Quindi, come vedete, un dessuppa che è parambugliato, dice la nonna mia. Intanto ieri noi c'è stata la protesta, dovrebbe essere qua, per quanto riguarda 35, oh mamma che dolore di capo stamattina. Allora. Ecco, i medici del centro, ne abbiamo parlato anche ieri, però oggi c'è in prima questa notizia, i medici del 118 sul piede di guerra preoccupa il taglio delle indennità. Infuocata riunione tra i sanitari che si occupano delle emergenze. L'ASP di Catanzaro, unica in Calabria, deve aver sospeso i pagamenti. 5,50 per cambiare una vergogna, ieri, no? Vergognatevi. Guardate qua, i medici del 118 fanno un lavoro incredibile sul territorio. Anzi, io voglio sottolineare quello che sta succedendo soprattutto nel napoletano e in altre zone del centro Italia. Cioè, praticamente i sanitari e gli infermieri del 118, quando arrivano con l'ambulanza, vengono fatti oggetto di violenza, cioè picchiati o minacciati. Sì, picchiati, minacciati. Ci sono dei giovani che hanno addirittura sequestrato un'ambulanza nel napoletano per soccorrere un loro amico che si era dislocato una caviglia. Ma com'è mirare a tuo paese? E nessuno paga niente. Nessuno paga niente, un giorno di galera. A pane e acqua, nessuno. Tutta la casa, domiciliari. Ma tutti quelli pagine del codice di procedura penale, sciancate, cazzo non deve mirare.
Tutti, tu. Le maestre picchiano e usano violenza nei confronti dei bambini domiciliari. Nelle case di riposo picchiano, stuprano anziani domiciliari. Cioè, ma tu cazzi i codici di procedura penale, no? A chi serve? Fatemi capire, quando è che hanno un giorno in galera? Cioè, quando si picchiano e si viziano bambini, no, che sono documentati da immagini, ci sono immagini, non ho capito, ci sono magistrati, ad Aosta uno dice una cosa, ad Agrigento su stesso argomento che l'altro dice una cosa, mettetevi d'accordo, non ci stiamo capendo nulla. Non stiamo, e poi che ne ci va di sussa che Luca roba una mezza soppressata andò al supermercato per fame e fa 2 mesi di carcere, lo mandate a fare in culo, va. Bene. Per cortesia, va. E dopo questo saluto accorato, eh? Ma non è una questione giova, ti smonti, no? Vabbè, certo. Ti amareggia, certo. Ti amareggia, nessuno paga niente. Ma perché non, ormai non c'è più la certezza della pena. Allora sì, tutti e capiamo ormai un paese di buonisti, cioè, ma il vero delinquente, no, o delinquente anche il criminale, o diciamo ormai anche tutti quelli che compiono degli atti diciamo di violenza, di ruberia, quello che vuoi, no, loro lo sanno, tanto li arrestano, tanto li arrestano, non è che arrestano, ma per cortesia, ma fanno sempre franco, un paese di buonisti, un paese ormai il politicamente corretto che impera, non potremmo dirci una parola, no, perché ormai noi ci siamo americanizzati, tutti i ciuti da americani ne hanno portati qua, li abbiamo importati. Però c'è una differenza, che se in America fai un reato vai dentro, donna. Se in America hanno un reato va dentro. Ma per cortesia, sì. Vabbè, sapete che facevo? Vi salutiamo, vi lasciamo dal bene. Viaggi Malacroce, buona giornata a tutti quanti, ovviamente, vi vogliamo bene, scusate se qualche volta esco fuori dal seminato, ci vediamo domani, sarà, credo, spero, anzi, spero che sia una puntata interessante, stimolante, soprattutto per voi, per noi e per voi, per tutti i lametini, perché abbiamo Paolo Mascaro ospite, come ospite. L'avevamo promesso. Cercheremo di sapere quello che è stato fatto in questo periodo e tutto quello che loro hanno intenzione di fare, va bene? Ci vediamo allora domani, a voi il maestro Albino Ambrosio. Maestro, c'è il tuo buono che la cosa, il domani, maestro, per cortesia, va, sono a sta canzone. Io ho girato tutta la stradella e c'è il quartiere da carezza e giovare lo giugio mia che mi ha perso tant'anni fa. Ma io ho trovato all'uomo ragione, ma io ho trovato che era malato, ma io ho portato all'ospedale che devo fare ricoverare. Dottore, dottore, l'allero, dottore, dottore, l'allà, hai portato all'ospedale per non fare ricoverare. Alla porta dell'ospedale c'era scritto un cartellone, la lontana era sicura e l'uscita non si sa. E lo peggio per la capezza e lo porta alla craparezza per trovare lo giugio mia che aveva perso tant'anni fa. Dottore, dottore, l'allero, dottore, dottore, l'allà, ho che porto lo giugio mia senza giugio mai a fare. Io ho girato tutta la stradella e tre quarti da Caparezza, ho che è morto lo giugio mia
senza giugiubo mai a fa. L'utore, tore, l'allero, l'utore, tore, l'allà, o che morto lo giugiu mia, senza giugiubo mai a fa. L'utore, tore, l'allero, l'utore, tore, l'allà, o che morto lo giugiu mia, senza giugiubo mai a fa. Ok, grazie. Abbiamo fatto la canzoncina stamattina. Allora, salutiamo la piccola Beva, non me la dimentico mai. E poi i nonni, papà e mamma. E poi sono tutti i bambini di questo mondo, che è bambino un amore. Mando un bacio. Io ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina qui al posto di Cantini Pugliese. Ricordo pure io, ricordo pure io che... Guardate qua, Pugliese, vino Pugliese, Sanremo 2020, questo parte per Sanremo, mi raccomando. E poi vi ricordo che domani, come diceva Tonino, domani abbiamo il nostro sindaco Paolo Mascaro, lo salutiamo e speriamo che va tutto bene. Io vi saluto, ci vediamo domani, sempre lo solito orario, sempre qui ai Cantini Pugliese. Ciao, ciao a tutti.